Ciao gamer, allora oggi qualche notizia su Oculus Rift e poi leggiamo i commenti di GTA. Allora, questa è la bellissima valigia del DevKit 1, mi ricordo che mi sono emozionato tantissimo quando ce l'ho avuta tra le mani per la prima volta, ma comunque c'è stato un nuovo annuncio in realtà una settimana fa, mi pare più o meno, che tipo io sono esploso, sono davvero, ho delirato quando l'ho letto. Il DevKit 2 è stato annunciato da Oculus e si potrà comprare entro la fine di giugno, i primi di luglio, insomma ancora non si sa con esattezza, si pensa ai primi di luglio. In realtà già lo puoi preordinare a $350 e il dispositivo com'è? È praticamente come il Crystal Cove, non so se l'hai visto qualche tempo fa, avevo scritto anche la news su Guide Console. Comunque è un è come, diciamo, sempre la stessa struttura del DevKit 1, però ha uno schermo in Full HD e tra l'altro ha il Positional Tracking, quindi hai la possibilità, cioè riesci a capire esattamente in che posizione dello spazio sei. È una cosa allucinante, quello deve essere mio, assolutamente. Allora, quello di Oculus è, devi sapere gamer, che è proprio... è un sogno praticamente. Li ho seguiti fin dal primo giorno, da quando ho iniziato a mettere il progetto su Kickstarter. È stata una cosa emozionante perché continuavo a vedere che loro ottenevano sempre nuovi finanziamenti. Io continuavo a seguire ogni giorno le notizie su mobile, ero sempre più ansioso perché dovevo sapere tutto su questa cosa, assolutamente tutto. Cioè, ricordo ancora quando per la prima volta l'ho avuto tra le mani e lo aprivo, mi sono tipo emozionato in una maniera... è stato qualcosa di incredibile, qualcosa di emozionante. Poi ci ho iniziato anche a fare i video, come puoi trovare nel canale, insomma, mi sono divertito davvero tanto con questa cosa, è stato tutto fantastico. Fino a che... oh mio Dio, Facebook, cioè, allora, questo Mark Zuckerberg ormai è una cosa allucinante, entra in un posto e si compra qualunque cosa, proprio appena entra, questa cosa, secondo me il ragionamento è questo, tipo dice, cavolo che figata questa cosa, magari l'avessi inventata io, posso sempre rimediare comprandomela, è fuori controllo, qualcuno vada a sedare questa persona, da WhatsApp ormai anche ai videogiochi, cosa sta succedendo? Intanto quando ho letto la notizia, ricordo di averla letta per la prima volta mi è arrivata la notifica sul telefono, ho visto la prima notizia su Wired Italia e all'inizio ho detto, sarà che hanno pescato un granchio, sarà solamente un fake. In realtà dopo, andando anche nel sito ufficiale, prima ho controllato il calendario, perché sapevo di essere vicino ad aprile, pericolosamente vicino ad aprile, però poi ho detto, oh mio Dio, questa cosa è davvero reale, non è possibile. Quindi Facebook ha comprato Oculus per 2 miliardi di dollari, 2 miliardi di dollari, e cioè in realtà comunque sì, Palmer comunque è ancora il titolare dell'azienda, però diciamo che Oculus VR è una Facebook company, ecco, scriveranno così probabilmente nel loro logo, ma una cosa incredibile, cioè non c'entra assolutamente niente, tant'è che subito dopo è arrivato un tweet da Notch, che è il inventore di Minecraft, che ha twittato, stavamo proprio lavorando una nuova versione di Minecraft per Oculus Rift, e questo non ci crede nessuno perché è rimasta la stessa da mesi, però comunque stavamo proprio lavorando una versione di Minecraft per Oculus Rift, ma questa cosa di Facebook ci ha proprio sconvolto e ci fa paura, ecco. Quindi noi non facciamo più niente, perché non è la prima volta... Notch, per favore, vai a casa, ti prego, perché è la... ogni volta che c'è qualcosa, che succede qualcosa nel mondo dei gaming, io mi aspetto il tweet da Notch, ogni volta è così. Anche quando è uscito Windows 8, Notch era così. Io non farò mai Minecraft per Windows 8, lo rendo apposta non compatibile, poi alla fine l'ha fatto compatibile. Quindi, insomma, vabbè, Notch, vedi di calmarti. Quindi, allora, nel migliore dei casi, Facebook ha semplicemente comprato l'azienda per farci soldi. Nel peggiore dei casi, oh mio Dio, Facebook potrebbe diventare uno Steam di Oculus Rift, potrebbe essere una cosa come... vieni su a giocare a Oculusville e altre cose varie, ti stanno invitando i tuoi amici, o comunque potrai ottenere 5 crediti grazie ai quali non vedrai le pubblicità sul tuo Oculus per ben 2 secondi, quindi questo è assolutamente il peggiore dei casi, e no, in questo caso proprio I give up, non mi interesserebbe più niente il progetto, guarda, mi convertirei al Project Morpheus di PlayStation piuttosto. Quindi fammi sapere qui sotto nei commenti come pensi che andrà la situazione tra Oculus e Facebook, cosa pensi che sta bollendo in pentola, quindi quali sono i piani di queste due aziende e cosa vogliono combinare insieme. Allora, il video scorso era quello su GTA, che ho detto GTA mi fa salire il crimine, un gioco che non riesco a sopportare, e mi sono piaciuti i commenti, tantissimi, grazie mille, quindi lasciateli anche questo video, e anche questi qua, anche i migliori di questo video finiranno nel prossimo video. Comunque, allora, leggiamo quelli che mi hanno divertito di più. Allora, innanzitutto quello di Nico, cioè quel foglio l'ho stampato, cioè quello di Nico Nech,
che dice comunque sei tu quello strano se non ti piace, alla maggior parte la gente piace, se non ti piace boom basta, perché devi criticarlo, saranno cazzi tuoi se non ti piace. Quindi detto questo ho deciso di chiudere il canale, ragazzi. Mi sa che non è più sensato che io dica la mia opinione, posso benissimo andarmene a casa. Altra cosa, Danny contro The World. Allora, questo, grazie mille per aver avuto il tempo e la voglia di scrivere una cosa simile. Allora, mi schiarisco la voce perché è importante. Mi scuso subito perché questo commento sarà un poema, ma sperando che il tuo non sia un video... per fare visualizzazioni, immagino che tu voglia una risposta seria. Parto dicendo che GTA è una grande critica alla società americana, in particolare in GTA 5 i tre protagonisti rappresentano i tre volti dell'americano medio: il ricastro infelice della sua vita Michael, il folle psicopatico e da buon americano estremamente legato alla famiglia Trevor, e infine Franklin, che rappresenta esattamente i protagonisti dei presenti capitoli, il ragazzo che vuole raggiungere il sogno americano. Tra l'altro, se ci pensi, i personaggi messi insieme sembrano seguire le fasi del criminale americano: il ragazzo che vuole raggiungere il successo Franklin, il ragazzo che l'ha raggiunto ma se ne è stancato Michael, infine l'ultima fase è la trasformazione di un folle. Passiamo al gameplay. Il gioco è molto vario, per fare di tutto, dagli sport alle uscite eccetera. Perché PC è monotono? Allora, se la metti così, il gioco è monotono. Forse non ho capito la tua critica, perché è comprensibile che non ti diverta, ma non puoi dire che un gioco non sia vario, perché puoi fare ogni cosa. Concludo dicendo che a mio parere ti ha portato a criticare sia la storia che il gameplay, la violenza, il gioco è violento e il fatto che questo gioco sia utilizzato a bambini è sbagliato. Eppure è difficile non apprezzare il gioco se ti fermi a pensare alla genialità di questa gigantesca critica dell'America, o anche solo ad ammirare la bellezza tecnica, perché anche secondo me la grafica non è importante, ma una così grande bellezza tecnica, quindi un lavoro artistico immenso. Quindi ti voglio dire che la violenza è una cosa sbagliata. Questo è un messaggio, ragazzi, mi sento di inoltrarlo. La violenza è una cosa sbagliata. Ma spesso il pubblico maturo, non di età, ma di cervello, può rendersi conto del grande strumento che rappresenta nel crimine, nel film di Tarantino, nella serie TV di una serie di HBO, nei film di Chuck Pal... non so come si legga, Chuck Palahniuk, non ho idea, sono molto ignorante, e Bret Easton Ellis, fumetti di Garth Ennis e The Boys Pretzel e molto altro. Per chiudere, rifletti di fare video prima di fare video come questi. Oh mio Dio, ora che ti devo dire che sono rimasto paralizzato la prima volta che l'ho letto. Non so neanche come risponderti in realtà. Allora, iniziamo dalla cosa che, allora, principalmente, detta proprio sinceramente, del fatto che i protagonisti siano la faccia del volto americano. Che se ne frega, intanto, la prima cosa. In secondo luogo, cioè, sono degli stereotipi. Adesso anche gli stereotipi sono una cosa figa. Cioè, in passato erano sempre criticati, adesso stanno diventando qualcosa di apprezzabile, boh. E l'ultima cosa riguardo... Comunque, grazie comunque per il commento che è fantastico. Sembra un saggio breve, fantastico. Alla fine che dice, aspetta, qualcosa riguardo alla varietà del gioco. In realtà gli sport, queste uscite qua, io non dico che non ci siano. Dico che sono cose che non ti lasciano niente. Cioè, le giochi, ma... sono quelle, sono noiose, non c'è, non cambia niente. Le fai una volta e poi basta, sono quelle, insomma. Poi l'ultimo commento di Marco Ludeni, questo è assolutamente il migliore, ragazzi. Ma vaffanculo va. Grazie, grazie, grazie un sacco. Quindi questo era tutto per oggi, che abbiamo parlato un pochettino di... ho risposto ai commenti di GTA e anche parlato un pochettino di Oculus Rift, e soprattutto fammi sapere qui sotto nei commenti cosa pensi che abbia intenzione di fare il folle Mark Zuckerberg con Facebook e Oculus Rift. E i migliori commenti, quelli più creativi, erano messi nella prossima puntata di Guida Console, e ci si becca alla prossima. Ciao gamer!